Buona vita a tutti, cari italiani, buona vita a tutti. Sapete che cosa sono questi? Le noci verdi. Che cosa si fa? Si estrae lo iodio. Lo iodio, quella che non ti basta a te per la tua tiroide. Ma è inutile che prendi l'iodio senza selenio e senza... Vabbè, inutile che... Vedi, come lo faccio io? Semplice. Raccolgo le noci verdi, le lavo un po' dalla polvere. Il sorteggio, no? Ok, quelli che sono un po' rovinati li butto da parte, cerco di mettere solo quelle sane e metto le noci e zucchero, un strato di noci, un trasto di zucchero, poi li metto al sole per 14 giorni, ogni tanto bisogna smuoverli perché si sciolga bene il zucchero e ti dà lo iodio. E qua avevo cominciato con lo zucchero, ma penso che alla fine lo faccio, è difficile farli entrare qua. Lo devo fare con la vodka, puoi mettere la vodka, l'alcol 40-50 gradi sopra, anche senza zucchero, e così ti ottiene anche con l'estrazione alcolica, diciamo. Ecco, questa è una buona e sana fonte dello iodio, non solo per la tiroide, per tante cose. È in negozio, è in farmacia, farmacia è un negozio alla fine, costa un sacco, mentre io me lo faccio gratis. Quanto costa il zucchero? Neanche un euro. Tutto la fatica, guarda qua le maniche, uso i guanti, capito? Poi chi mi paga almeno un caffè quando avrà bisogno, adesso ti faccio vedere soltanto come si fa, dopo ti spiego anche a che cosa serve. Vedi, già comincia a lasciare lo zucchero, in quale malattie serve per guarire, se no tornati in farmacia, quelli ti curano finché ti ammazzano, capito? Mentre io, se ti aiuto a guarire, perché un trattamento senza guarigione si chiama truffa. Nella mia concezione, nella mia legge, chi ti cura senza guarirti è un truffatore, punto. Capito? A proposito di ciarlatani. Boh, ti ho fatto vedere, si raccolgono le noci quando sono tra questo mucilagine e... non ce l'ho qua, vabbè. Facciamo... è questo, vedi? Comincia già a fare il bianco. Ecco, questo periodo, a giugno siamo, inizio di giugno, si raccolgono, si tagliano a pezzi, che non è facile da tagliare, si mettono là. Se non sei diabetico usi con il zucchero, ma tanto non è che devi prenderne tanto, un cucchiaino al giorno, anche se sei diabetico non muori, se no lo fai con l'estrazione alcolica. Vabbè. Questo video lo faccio non per vantarmi di qualcosa, perché ogni tanto quando qualcuno mi dice hai detto che ho bisogno di lo iodio, ma da dove lo prendo? Quella della farmacia, è il chimico. Non pensare che se mangi lo sale iodato tu prendi lo iodio, no, perché lo iodio si evapora, se vuoi è come se respirassi in riva al mare. Una volta che tu hai aperto la tua confezione di sale iodato, ti è rimasto soltanto il sale, lo iodio no. Si evapora, mentre in questo stato non si evapora. Vabbè, tu sei arrogante, tu sei ombelico del mondo, tu sei italiano. Io parlo soltanto ai umili e ai bisognosi. Bye bye.